Ciao, siamo a Tramonti di Sotto, in Val Tramontina, Friuli Venezia Giulia, Prealpi Carniche, e oggi vi porteremo alla scoperta di un gomitolo magico, di un filo magico che gli abitanti di Tramonti di Sotto hanno deciso di riprodurre attraverso un bellissimo mosaico fatto dei materiali più diversi. Vedete già qui, all'ingresso del paese, Proloco Valtramontina, realizzato a mosaico con supporti e oggetti diversi, da cocci, ceramiche, sassi, oggetti più disparati e frammenti, i frammenti più diversi, frammenti e colori più diversi. E questo mosaico da qui poi dipanerà come un filo di un gomitolo di tanti colori diversi attraverso tutto Tramonti di Sotto. E ne andremo a scoprire anche l'origine, se la troviamo, l'origine di questo filo di mosaici. Adesso inquadra, se vuoi, tutto il filo che parte e poi andremo a vederne anche l'origine. Chiudi tu quando vuoi. Questo è un cartello che spiega l'origine del mosaico e anche la sua realizzazione. Qui i materiali con il quale è realizzato, multimaterico, tantissimi oggetti, tantissimi materiali, si va dai sassi, ai cocci, ai vetri, ai materiali di riciclo. E qui avete invece la leggenda che spiega perché la popolazione è andata a realizzare proprio un gomitolo di mosaico multicolore. Il mosaico si dipana lungo tutto Tramonti di Sotto, addirittura da ambedue i lati della strada, i cortili, i muri delle abitazioni e non solo delle abitazioni hanno questi mosaici che li ornano, sono uno più bello dell'altro, questo paese merita assolutamente di essere visto. Vedete anche lì. C'è una sorta di pianta con le foglie e il mosaico prosegue lungo tutta la via, sia da questa parte sia da quella parte. Ci sono dei sassolini, oltre ovviamente ad altri materiali, ad altri cocci, materiali di diverso tipo. Tutte le vie del paese, o quasi, hanno questi mosaici bellissimi. Talvolta riproducono pesci, anfibi, creature acquatiche, talvolta delle forme circolari che possono ricordare un gomitolo, fino ad arrivare poi forse alla casa che si dice custodisca questo gomitolo magico. Chiudi tu quando vuoi, io proseguo dopo.
qui c'è il filo con i bellissimi mosaici. Prosegue, prosegue, prosegue lungo le abitazioni del paese. E qui potrei raccontarvi finalmente la leggenda che abbiamo inquadrato prima riguardante il gomitolo di lana di una gana, cioè di un'iguana, di una sorta di maga. Magari ci mettiamo qui così non disturbiamo nessuno. Se vuoi posso raccontarla tranquillamente da qua. Sul cartello che abbiamo inquadrato prima, c'era scritto questo. Si narra che un tempo a Maniago, che è un paesino che sta qua vicino, una povera donna, poverissima, trasportasse sulle sue spalle, contadina, trasportasse sulle sue spalle una gerla, che è un cestone carico di fieno. Faceva la contadina. Questa donna era, ripeto, estremamente indigente, povera, non aveva nemmeno un filo, un gomitolo per tessere, per filare, per cucire vestiti e per confezionare abiti per sé e per i suoi familiari. Stava trasportando questa gerla al suo lavoro, questo carico di fieno sulle spalle, e le attraversò la strada una salamandra. Un esserino piccolino, una salamandra. La donna avrebbe potuto schiacciarla, la salamandra, oppure ignorarla. Ma la donna ebbe pietà della salamandra perché la vedeva che era in gravissime difficoltà, ossia la salamandra non riusciva nemmeno ad attraversare la strada. Allora la donna le si avvicinò, si chinò a guardarla. E vide che questa salamandra non ce la faceva ad attraversare bene la strada in quanto gravida. La donna non ignorò la salamandra, anche perché, ripeto, poteva lasciarla lì, avrebbe potuto lasciarla lì e la salamandra ce l'avrebbe fatta? No, chi se ne importa, sarebbe stata schiacciata da qualcun altro, da un cavallo, da un carretto. La donna non ignorò questo. Aiutò la povera salamandra ad arrivare dall'altro lato della strada, ad arrivare incolume. E quando la posò dall'altro lato della strada, la salamandra si trasformò in una fata bellissima. Agana si chiama qui, fata o maga o strega anche, perché le agane o anguane che popolano misteri e leggende del Triveneto, in particolare Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, le anguane possono essere sia streghe, quindi essere malvagie e brutte, orrende, oppure possono essere anche delle fate bellissime. In questo caso la salamandra si trasformò in una bellissima fata, in una bellissima maga, che per premiare la donna del suo aiuto le regalò un gomitolo di lana, un gomitolo di filo. La donna fu comunque contenta di ricevere questo modesto dono e se ne tornò a casa, ma contenta di aver visto questa fata. Cominciò finalmente a filare, a realizzare dei vestiti per sé, per i suoi figli, per la sua famiglia, e si accorse nel realizzarli che il gomitolo non finiva mai, era inesauribile. La agana le aveva regalato un filo che non finiva mai. La donna confezionò tutti gli abiti che aveva immaginato di confezionare e poi anche la sua fantasia ebbe un limite, ebbe un termine e decise di aiutare gli altri abitanti di Maniago, del suo villaggio, del suo paese, e dando loro, prestando loro questo gomitolo che non finiva mai. Il gomitolo inesauribile non si esaurì neanche in mano agli altri paesani, compaesani della donna, della povera contadina, e bastò anche al paese di Maniago. Maniago non sapeva più che farsene. Si dice
qua e là anche in rete che Maniago riuscì anche a vendere certi abiti, certi tessuti che erano stati realizzati con quel filo. Fra l'altro si dice multicolore quel filo. Maniago a un certo punto prestò, con la solidarietà di questi luoghi, prestò il gomitolo ad altri paesi vicini, finché il gomitolo magico non arrivò qui a Tramonti di Sotto, dove la leggenda vuole che ci sia una casa che lo custodisca ancora. Quale? Mistero. Vedete quanti mosaici bellissimi e quanti anche elementi che riconducono all'acqua. Qui non c'è una salamandra, ma c'è un pesce, perché comunque le agane si possono trasformare, come detto prima, in tanti animali e in particolare in animali acquatici. Ecco qui ancora mosaico che va a formare un filo. Qui c'è una salamandra. Sassi, cocci, proprio un filo che si dipana lungo i muri di tutto il paese. Sassi, cocci, questo mosaico che ricorda proprio un filo che viene dipanato. Sono uno più bello dell'altro e li trovate adornare tutto Tramonti di Sotto. Inquadra bene questa parte, poi passiamo ad altro. Proprio belli. Benissimo. Fermati pure qua. Vedete che qui il filo prosegue, 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 fino ad arrivare al gomitolo magico della Gana Gentile. Io confido che gli abitanti di Tramonti di Sotto possano un giorno realizzare dei video ben più pregni di significato di questa miseria che ho girato io, e agli abitanti di Tramonto, se ho sbagliato qualcosa, chiedo ovviamente scusa, non essendo del posto, e auspico tutto il meglio possibile per questo splendido paese che fra l'altro è tenuto come un gioiello. Quindi complimenti vivissimi a Tramonti di Sotto. Grazie, ciao.